Ciao a tutte ragazze e bentornate in un nuovo video. Oggi finalmente ricostruzione, ma non è una classica ricostruzione. Su Instagram vi ho chiesto infatti, facendovi vedere un piccolo dietro le quinte di cosa si poteva trattare questo video, insomma, vi ho messo una fotina e qualcuno ci è arrivato, ma non nello specifico. Oggi abbiamo qui la mia nipotina che aveva le unghie completamente distrutte, ma lei è ormai di routine che mi porta le unghiette così, in questo modo, anche con l'iponicchio completamente frantumato. Infatti, come potete vedere da questo ditino, che è appunto quello che vi sto mostrando nel dettaglio, anche se poi andrò un attimino a riprenderne qualche altra perché ci sono delle riprese fuori scena, quindi ho cambiato ditino. La sto andando a preparare. Preparandola ho notato che comunque le cuticole, come sempre, sono molto 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 delicate, per cui ho utilizzato una punta a pesciolino, questa qui che è molto delicata, non ha nemmeno la punta troppo aggressiva, quindi prima da un lato poi dall'altro, quindi prima in forward e poi in reverse, e adesso invece in reverse la pallina. Ora vi chiederete che se andrò magari a tagliare la cuticola. No, in questo caso vado direttamente a opacizzare l'unghia, perché potrei, tagliando la cuticola, andare a far fuoriuscire del sangue, perché è veramente veramente idratata, quindi io nel momento in cui vado a tagliare uscirà sicuramente del sangue. Nel momento in cui io vado a preparare, utilizzare dei idratanti, preparatore e quant'altro, la pellicina, o meglio la cuticola da andare a tagliare, si seccherà mano a mano, e quindi lo farò successivamente. Cosa ho fatto? Sono andata a preparare con una lima a grana 180, spazzolo bene, inizio appunto con i preparatori. Ho messo il nail prep e questo invece è il binder, è un primer senza acidi. Adesso invece sto andando a utilizzare una base, questa qui è di Trebosi, mi piace molto perché è una base che non mi ha arrecato alcun problema, quindi mi piace, la utilizzo. Anzi, vi lascio il codicino se siete interessate magari a le spese di spedizione gratuite, sempre su Trebosi. Ecco le tip appunto di cui vi parlavo, queste qua sono le Cooper, vi ho anche lasciato l'immagine di fianco, sono di Michelle Nails, magari vi lascio giù anche nell'info box il link diretto. Ecco, cosa faccio? Vado a prendere un acrigel, in questo caso ho utilizzato il nude di Gamax, molto molto bello, mi sono innamorata follemente di questo acrigel, infatti ve ne ho anche parlato su Instagram. Cosa faccio? Vado ad applicare la mia l'acrigel nella tip e successivamente a posarlo sull'unghia. Mi raccomando però di non creare bolle. Con una luce LED, questa qui che ho preso semplicemente da AliExpress, ma ormai trovate su quasi tutti i siti, se non erro anche su Michelle Nails, quindi se volete qualcosa di economico lo trovate anche su Michelle Nails, che è una lampadina LED semplicissima che serve per andare a bloccare il prodotto. Quindi io, dato che non potevo muovere il dito altrimenti mi si muoveva tutto l'acrigel, sono andata a utilizzare questa lampadina, o meglio l'ho fatta utilizzare a mia nipote. Quindi una volta poi che la superficie dell'acrigel si solidifica, posso tranquillamente andare a togliere la tip. In questo caso però non sono andata a pinzare perché la curvatura mi piaceva, era giusta, poi comunque non andremo a fare una lunghezza eccessiva, infatti poi andremo anche ad accorciare. Vedete come viene via facilmente, quindi niente di difficile, insomma. Certo, era la prima volta per me su cliente, o meglio su mia nipote, quindi ci ho messo un attimino più di tempo, però con un po' di pratica forse si riesce a essere anche un po' più veloce, a risparmiare un po' di tempo. Qui faccio vedere un'altra unghietta, quindi cosa faccio? Vado ad applicare del prodotto nella tip, la vado a stendere per bene, omogeneo anche nei laterali, mi raccomando, perché tutta la tip deve essere completamente ricoperta di acrigel e non devono appunto esserci dei buchini. Una volta, ovviamente, per andare a lavorare l'acrigel nella tip utilizzo il pennello adatto con il liquido, appunto la Slip Solution, in questo caso ho utilizzato sempre quella di Gamax, che comunque
è ottima, mi ci sto trovando veramente bene. Ve l'ho fatto vedere anche in un video, appunto, mi sa quello un paio di video fa, insomma. Comunque ve lo lascio linkato. Qui, come vedete, sto utilizzando la lampadina. La lampadina è abbastanza potente, devo dire, perché era la prima volta che la utilizzavo in questo caso e vi devo dire perché mia nipote sentiva un attimino di bruciore, quindi un acrygel che brucia, diciamo che aveva anche un po' le unghiette stropicciate, un po' rovinate, quindi ci sta pure che sentiva un po' di bruciore. Ovviamente qui stiamo un po' giocherellando, quindi non sono andata a creare nulla di professionale, ma abbiamo un po' sperimentato, insomma. Questo scalino qui ovviamente non rimane, altrimenti poi si può intravedere nella struttura quando poi andiamo a fare la bombatura. Quindi cosa faccio? Vado a sgrassare il tutto, prendo la mia lima 180 e senza andare a limare sull'unghia naturale vado a eliminare questo scalino, appunto, mantenendomi sempre sulla parte acrygel. Quindi mi raccomando, non andate a limare l'unghia, quindi abbasso in modo che poi non si veda più. Infatti, come vedete, non si vede più e magari do anche una leggera forma. Questo qui era l'indice, appunto. Ovviamente poi andremo anche a creare la nostra bombatura. Io come sempre utilizzo una lima di grana 120. Questa qui per me, appunto, era la primissima volta, quindi quello che state vedendo è quello che ho fatto prima di tutte le altre volte, se non su di me. Su di me avevo fatto vedere un po' su Instagram come le avevo utilizzate, ma poi non ho più continuato. Quindi questa volta, dato che avevamo una situazione un po' delicata, non mi andava di andare a ritagliare le cartine, insomma, dato che appunto, ripeto, stavamo un po' giocherellando, sono andata a utilizzare queste tip visto che le avevo lì nel cassetto. Adesso vi faccio vedere il Pink Pastel, che è un gel di struttura sempre di Trebosi. È un costruttore di media densità, mi piace un sacco perché non so se si intravede bene dal video, ma all'interno ha anche delle fibre, si può dire, perché mentre lo lavoriamo escono fuori queste fibre, dato che abbiamo al di sotto un'unghia un po' rovinata, un po' devastata. Sono andata a utilizzare questo prodotto in modo da rinforzare un attimino il tutto. È un prodotto che, come vedete, si lavora magicamente, quindi una volta applicata la pallina sul un terzo dell'unghia, quindi quasi vicino al giro cuticolo, e poi lo vado a stendere come sempre, come faccio di solito con i miei gel. Appunto, si lima facilmente, come vedete si autolivella benissimo, non ho fatto tagli, non ho velocizzato proprio per farvi vedere il tutto. Quindi sono andata a ricoprire completamente la struttura facendo appunto l'allungamento con acrygel e poi bombatura con gel. Si può fare tranquillamente, quindi non vi preoccupate. Qui invece vi faccio vedere un altro ditino, che è l'anulare, quello che vi ho fatto vedere prima in allungamento. Ovviamente, prima di andare a creare la bombatura, sono andata a spazzolare bene perché prima avevo limato appunto quello scalino che si era creato, e ho passato anche un pad imbevuto di cleaner in modo da insomma rendere la superficie così omogenea. Una volta terminato di fare la bombatura, sono andata a completare la mia polimerizzazione di circa 60-90 secondi e inizio la mia limatura. La limatura è un po' più complessa in questo caso perché si era formato tanto prodotto al di sotto dell'ettunguale, quindi al di sotto della lunghezza. Quindi con questa punta, che era un pochino più piccolina, sono andata ad accorciare perché comunque ci servivano delle unghiette un po' più corte, e a eliminare con questa punta invece che in ceramica, che se non sbaglio ho preso da Amazon. Sì, l'ho presa da Amazon, l'ho pagata un pochettino, circa sulle 12 euro, però vi posso garantire che è un'ottima punta e fa bene questo lavoro qua. Io la uso esclusivamente per andare a pulirmi sotto il bordo libero, comunque andare a togliere spessori o fare le correzioni di unghie uncino. Una volta completato quel passaggio lì su tutte le unghie, vado a sistemarmi la struttura, appunto, come sempre utilizzo il mio schema di limatura.
E devo dire che non c'era tanto da limare perché il prodotto si è autolivellato veramente molto bene, quindi seguo il mio schema, punta laterali, giro cuticolo e pancia, e poi successivamente ovviamente vado a utilizzare il buffer. Come sempre sapete che io il buffer lo uso tantissimo, quindi vado benissimo a levigare tutta la struttura. Comunque questa qui è la classica limatura che vi faccio vedere ogni volta, è una classica, questa è poi un'unghietta facile, diciamo. Ho fatto un ovale proprio perché stavamo provando questi tipi, quindi era la prima forma che mi veniva in mente. Come vedete, anche qui sto andando a passare il buffer, la struttura mi sembra abbastanza omogenea. Non è il massimo, diciamo, non lo farei su clienti, però quando andiamo di fretta e abbiamo davanti amiche o parenti possiamo tranquillamente sperimentare, poi chissà perché magari diventare anche un po' più esperte. Ora, come vedete, sono andata a spazzolare molto bene, e ovviamente ho preso le mie Stalex. Sono andata finalmente a togliermi le cuticole che, come vedete, si sono seccate ulteriormente rispetto a prima, ed è diventato anche più facile eliminarle. In questo caso, però, non si vanno a eliminare tutte perché alla fine sono comunque pellicine molto molto vascolizzate, quindi basta un tocco e si potrebbero insanguinare. Infatti, nell'altra mano, non questa qui, è successo che purtroppo ho sanguinato un attimino senza neanche accorgermene, è stato un attimo proprio. Quindi state anche sempre attente, avevo usato anche un fiammiferino in questo caso, di quelli che avevo comprato su Kikinails. E niente, qui come vedete sto andando a pulire il tutto con del cleaner e un pad che non rilascia pelucchi, e adesso sto utilizzando un sigillante bellissimo che in questo periodo sta andando tantissimo ed è di Michelle Nails. Questo qui è il Chameleon o Chameleon, come volete che si pronunci, e lo vado a stendere. Questo prodotto vi posso garantire che ha una durata pazzesca, non ingiallisce, non si sporca e soprattutto è senza dispersione, è bellissimo, veramente molto molto bello, mi piace, poi è versatilissimo, quindi su unghiette naturali è perfetto, è il top perfetto, diciamo. Quindi niente ragazze, questo qui era tutto il video, io spero che vi abbia tenuto un attimo compagnia, magari se avete fantasie potete utilizzare questi tip ogni tanto, giusto per divertirvi un po'. Niente ragazze, vi invito a lasciare un like, un commentino, fatemi sapere se anche voi utilizzate questi tip. Io ovviamente ho solamente sperimentato e giocato un po', però visto che qualcuno me l'aveva chiesto, l'ho fatto. Qui sto andando ad applicare l'olio, io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo presto in un altro video. Ciao!